Di Piaggio veicoli commerciali in questa fiera deriva dalla storia di Piaggio stessa, che ha aiutato la ricostruzione dell'Italia dopoguerra con Ape in tutte le sue varianti. Ape era una derivazione di Vespa trasformata in veicolo da lavoro, e anche i veicoli presentati qui, pur essendo a tutti gli effetti autoveicoli, mantengono questo approccio di massima efficacia, di offrire un veicolo estremamente compatto ed estremamente capace di fornire quelle prestazioni richieste da chi utilizza un veicolo per il trasporto commerciale, in particolare in questo caso riferito al mondo dell'edilizia. Il prodotto di punta che presentiamo qui è il Porter nella sua versione maxi, quindi a interasse e telaio maggiorati e a sale posteriore con ruote gemellate. È un veicolo con una cabina larga solamente 140 cm, ma capace di portate fino a 11 quintali, quindi è in grado di portare all'interno dei centri storici più stretti e più impraticabili le prestazioni di un veicolo commerciale full size, per così dire, pur rimanendo capace di fare anche 120 km orari di velocità di punta. Ovviamente noi non invitiamo a fare questo, ma per dire che è capace di prestazioni sovrabbondanti e sovrapponibili a quelle dei veicoli di grande diffusione. E invece rispetto a questi mantiene anche una manovrabilità eccezionale, con un raggio di sterzo di soli 4,6 metri contro una media superiore ai 5 metri nel suo mercato.
maxi esposti qui sono tutti nella versione a doppia alimentazione, quindi benzina e GPL, che permettono di gestire due carburanti, quindi scegliendo il prezzo più conveniente e soprattutto rispettando l'ambiente e rimanendo in grado di entrare in centri storici a volte dall'accesso regolamentato, ideale per un veicolo che deve operare appunto nelle strade strette dei centri tipici italiani, dei borghi medievali. I veicoli qui rappresentati sono quasi tutti allestiti con Onnicar, che è un nostro partner con cui lavoriamo molto di frequente, specializzato in allestimenti tutti in lega di alluminio, cassonati e cassonati con gru. Un ribaltabile trilaterale, un po' il fiore all'occhiello, e unisce, oltre al vantaggio della portata e della manovrabilità, unisce la capacità di scaricare laterizi, macerie, tutto ciò che riguarda proprio il lavoro pesante dell'edilizia, utilizzando sempre lo spazio disponibile, dando all'operatore la massima flessibilità di utilizzo. Piaggio chiaramente intende proseguire su questa falsariga. Noi pensiamo a un futuro con veicoli capaci di dare ancora maggiore funzionalità in termini di portata e in termini delle altre prestazioni richieste da questo tipo di cliente, sempre però facendo salva la eccezionale compattezza e manovrabilità che ci hanno sempre contraddistinto. Il nostro obiettivo è essere sempre i leader nel rapporto tra volume occupato e massa e dimensione dei carichi trasportati, in un contesto di un veicolo fruibile quotidianamente e facilmente da qualunque operatore del settore.